Buongiorno sposini, nel video di quest'oggi voglio farvi vedere come confezionare in modo diverso la partecipazione petali. Se non la conoscete trovate il tutorial nel mio canale e comunque vi lascio il link per poterlo trovare nel box informazioni qui sotto. Questa partecipazione si può realizzare con vari tipi di carta, di nastri, creando sempre uno stile diverso e può essere utilizzata anche per occasioni diverse, magari per un matrimonio, ma anche per un battesimo e perché no, anche per un compleanno. E adesso vediamo quali sono le opzioni che possiamo utilizzare per creare dei modelli che sembrano sempre diversi, ma che in realtà partono sempre dalla stessa base. Uno degli esempi che voglio farvi vedere è la differenza tra una carta liscia e una carta invece embossata. Ovviamente poi ci si può sbizzarrire con mille idee, mille tipi di carte e colori. Vi farò vedere giusto qualche esempio per prendere qualche spunto. Qui abbiamo una carta fucsia perlata. È la stessa carta, la stessa tipologia identica, semplicemente qui abbiamo un colore diverso, un color glicine, con dei fiori in rilievo, in questo caso solo su due petali, però volendo potrebbe essere un'opzione anche quella di realizzare l'emboss su tutti e quattro i petali e così avremmo ancora un modello diverso. Stessa decorazione floreale, ma realizzata con la carta craft. Come vedete, lo stile della busta cambia notevolmente e quindi si può adattare la tipologia di partecipazione, se vi piace questo tipo, appunto al vostro matrimonio in base allo stile che deciderete di utilizzare, i colori che avete scelto per le nozze. Consideriamo anche il fatto che questa è una partecipazione che è anche una busta, quindi ha la comodità di poter contenere al suo interno l'invito senza bisogno di ulteriori buste, a meno che ecco non si debba spedire. Allora in quel caso io consiglio sempre di utilizzare una busta di quelle con le bollicine in modo che l'invito sia protetto e non si rovini. Ma adesso vediamo quale può essere la differenza utilizzando un nastro. Ho scelto un nastro di organza bianco da abbinare a questa partecipazione glicine, può essere fatto anche tono su tono, o magari se abbiamo abbinato il glicine a un altro colore, ovviamente possiamo utilizzarlo magari per il fiocco, per riprendere quello che può essere la grafica interna, ecco, del nostro invito. E in questo caso cosa faccio? Creo un piccolo pacco regalo e questo è lo stesso tipo di fiocco che vedrete all'interno del tutorial. Quindi faccio il mio bel fiocco. E con le forbici vado a rifilare l'eccesso. Io utilizzo sia un taglio dritto, quindi perpendicolare al nastro, ma mi piace anche creare una piccola angolazione. In questo modo. Anche dall'altro lato. Ogni volta che utilizziamo i nastri, vi ricordo di andare a bruciare le estremità in modo che non si sfilaccino, vale sia per l'organza che per i nastri in raso. Si può usare un accendino, io non mi trovo benissimo sinceramente con l'accendino perché ho soltanto una mano libera per tenere il nastro. Preferisco utilizzare una lampada ad alcol, ma va benissimo anche una candela, la fissiamo sul portacandela e così con tutte e due le mani possiamo stare più attenti, anche perché questo lavoro va fatto una volta che il nastro è già montato sulla nostra partecipazione, quindi dobbiamo fare maggiore attenzione. Due mani libere sicuramente sono d'aiuto. Vi faccio vedere però la differenza. Ecco, stesso nastro, in questo caso abbiamo un fiocco, mentre in questo un nodo semplice. E comunque già la partecipazione cambia. Questa è molto più ricca, ovviamente, perché ha un fiocco molto più grande, mentre questa risulta un pochino più delicata, con questo fiocchettino più piccolino. In questo caso ho utilizzato dell'organza, ma possiamo utilizzare anche un nastro di raso o un nastro di un'altra tipologia. Vi faccio vedere. Con la carta craft possiamo decidere di abbinare ad esempio dei nastri un pochino meno importanti se vogliamo un effetto diverso. In questo caso io ho un filo di lana e quindi possiamo creare il nostro pacchettino facendo magari due volte il giro. E andando semplicemente a fare un nodino, quindi andiamo anche qui a tagliare l'eccesso e questo potrebbe essere un esempio. Altrimenti ancora, sempre carta craft, adesso dovrò tagliare il nodo però per slegarla, no, ce la facciamo così, ecco qua, sono riuscita a slegarla. Altrimenti, guardate quanto può essere carino anche un nastrino in cotone, in questo modo, molto delicato, piccolino. Senza appunto utilizzare grandi fiocconi come abbiamo fatto col nastro di raso, andiamo a creare la nostra decorazione in questo modo. Nei video voi vedete realizzati i fiocchi così in 4 e 4 8, in realtà
Io mi prendo sempre un pochino di tempo in modo che siano fatti bene, che i due occhielli, ad esempio, nei fiocchi siano simmetrici. E anche in questo caso andiamo a bruciare leggermente le estremità se non vogliamo che il fiocco si sfilacci. Sempre su queste due partecipazioni voglio farvi vedere una differenza. Qui abbiamo il nodo, qui abbiamo il fiocco. Adesso vado un attimino a slegarlo e possiamo creare il nostro fiocco anche singolo, quindi senza passare sia in orizzontale che in verticale. Io questo ce l'avevo già pronto, ovviamente, devo soltanto infilarlo. Ecco qua. E così abbiamo il nostro fiocchettino che risulta un pochino meno invasivo, vogliamo dire, sulla partecipazione, ovviamente mancando gli altri due passaggi, visto che stiamo utilizzando, in questo caso sto utilizzando un colore abbastanza deciso, può essere un'opzione quella di creare soltanto un giro. Ovviamente dipende sempre dai gusti, da quanto nastro vogliamo utilizzare, dallo stile della partecipazione. Un'altra opzione per rendere meno carico l'invito, se vogliamo utilizzare e fare il classico appunto fiocco come se fosse un pacco regalo, è quello di utilizzare un nastro un pochino più sottile. In questo caso quello che vedete nel video è da 2,5 cm, però si può scegliere un nastro ad esempio da 1 cm. E ve lo faccio vedere, in realtà questo è 1,5 cm. In quest'altra versione della partecipazione petali, in questo caso carta perlata bianca abbinata a un nastro che è un colore simil Tiffany, e alla fine qui ha un piccolo fiocchettino, potrebbe essere finita soltanto col fiocchetto, ma io qui ho voluto aggiungere anche un piccolo cuoricino imbossato. Questo modello col fiocco laterale è perfetto se volete andare ad inserire un monogramma al centro della partecipazione, perché appunto si presta benissimo, magari evitando di mettere il cuore, lasciamo soltanto il fiocco e qui al centro applichiamo il monogramma degli sposi. E per concludere il video andiamo a rivedere queste quattro opzioni per creare la vostra partecipazione petali. Come vedete sono tutte molto molto diverse tra di loro. Possiamo, oltretutto, queste sono soltanto appunto quattro versioni, ma possiamo crearne mille diverse, con dimensioni diverse. In realtà la partecipazione petali in questa versione è quadrata, ma io l'ho realizzata diverse volte anche rettangolare. Ma prima di salutarvi vi faccio vedere un'ulteriore versione diversa. Questa è più piccola, come vedete questa è 15x15, questa qui invece è 10x10 ed è il formato ideale per i battesimi, perché comunque magari abbiamo qualche informazione in meno rispetto da scrivere rispetto a un matrimonio, quindi possiamo utilizzare un cartoncino più piccolo, o magari anche colorata per un diciottesimo, per un compleanno particolare. Io la trovo comunque molto carina e molto delicata. In questo caso l'ho realizzata con questo rosa pesca chiarissimo abbinato a un nastrino di raso. Come vedete, molto sottile, perché ovviamente sono andata a bilanciare la dimensione della partecipazione anche rispetto alla dimensione del nastro. Spero che questo video vi sia piaciuto, che vi abbia dato qualche spunto utile. Se anche voi realizzerete la partecipazione a petali, magari mandatemi la foto di quale sarà la vostra versione e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Se ti è piaciuto questo video, ricordati di mettere mi piace, di condividerlo e di iscriverti al canale per restare sempre aggiornato. Se vuoi seguirmi anche sugli altri social, trovi tutti i link nell'info box.